Il vincitore di questa sezione è Split Ends con la regia di Ali Reza Kazemipur. Visto è il prima è il corto Split Ends di un regista iraniano, ed è il corto che, come vi avevo anticipato, ha vinto la sezione diritti umani di Amnesty International. Abbiamo una sezione diritti umani che noi avevamo istituita già un po' di anni fa, poi l'incontro, tre anni fa se non sbaglio, un corto parlava dei diritti umani, abbiamo pensato di dare in donazione ad Amnesty International il ricavato. Questo è nato 9 anni fa, questa idea, un corto del festival di organizzare Diamante, io sono di Diamante, al cinema, una serata di solidarietà con l'incasso in donazione. Noi siamo veramente orgogliosi di questo perché siamo solo 2 festival in tutta Italia che siamo riusciti ad avere il patrocinio, il corto dorico, siamo riusciti ad avere il patrocinio di Amnesty International. Francesco Presta, direttore artistico del Mediterraneo Festival Corto, questa sera Mediterraneo e Cinecircolo Maurizio Grande hanno organizzato una serata di solidarietà, di raccolta fondi in favore di Amnesty International Italia. Il supporto, insomma, ad Amnesty è stato in questi anni stato avvalorato anche dalla presenza cinematografica al fianco dei diritti umani, e questa sera con il cortometraggio Split Ends abbiamo avuto l'occasione proprio di parlare di diritti umani e di quello che Amnesty sta facendo e porta avanti in tutto il mondo, anche in Italia. Sì, noi siamo orgoglioso di avere Amnesty International Italia nel nostro festival, nel Mediterraneo Festival Corto. Questa è una sezione come organizzazione che insieme a Ferdinando, insieme a Ciriaco, siamo a Storino per il presidente, e che abbiamo sempre creduto e che siamo state sempre sensibili per quanto riguarda questa sezione, appunto. Noi sono già 10, il festival sono 13 anni, mentre per quanto riguarda le serate di solidarietà che facciamo ogni anno a dicembre, quest'anno arriveremo alla 10ª edizione, già sono 10 anni appunto che scegliamo un corto con un premio che abbiamo denominato Menzione Straordinaria, che parla di una patologia o di un problema sociale, con l'incasso della serata poi lo diamo sempre in donazione, in beneficenza da un'associazione che si occupa del tema. Da 2 anni a questa parte abbiamo in questa sezione diritti umani il patrocinio di Amnesty International. Per noi è un grande orgoglio che avere un'associazione internazionale di questa portata che ci sostiene in questa avventura per quanto riguarda la sensibilizzazione dei diritti umani, e non solo in base ai temi che trattano i corti. Ecco, il cinema può essere, no, un grande veicolo per mostrare quelle che sono le particolari situazioni che si vivono magari vicino a noi o dalla parte opposta, no, del mondo, e può essere anche un veicolo appunto di propagandare ancora di più il messaggio dei diritti umani, della libertà personale, insomma di quello che ogni persona dovrebbe mai essere privato. Brava, diciamo che il cinema è magia, è una magia ricca, piena di emozioni, di sensazioni. Il cinema poi ha sempre trattato negli anni problemi che non erano molto conosciuti, ha dato anche la possibilità di risolvere dei problemi o delle tematiche che i media o la maggior parte delle persone non conoscevamo. Quindi poi molte volte un film ha dato la possibilità di risolvere appunto quel tipo di problema, ma negli anni ha sempre trattato temi fondamentali, non solo sui diritti umani, sulla violenza sulle donne, sulle malattie, su tutto. Ha trattato anche a livello politico, a livello internazionale, dei temi. Ne abbiamo uno
attuale, io l'ho visto proprio due sere fa, l'ultimo di Nolan, che ha risvegliato la coscienza della popolazione mondiale sulla bomba atomica, quindi insomma Oppenheimer, che è il film, l'ultimo film, che ora è il film del momento, non se ne parlava più, le persone come se l'avessero dimenticato, avevano solo il terrore delle notizie che venivano date in base a ciò che purtroppo ora sta succedendo tra Ucraina e Russia, però realmente il vero problema dell'atomica è come se arrivasse di riflesso a noi cittadini, e lui con il cinema ha risvegliato questa paura, che purtroppo è una paura che è reale, che c'è, e ha fatto conoscere ancora di più e fatto riflettere la popolazione mondiale per quanto riguarda questo problema. Quindi viva il cinema, che a volte insomma ci fa risvegliare alcune paure passate, però in realtà è sempre un modo per agire nel presente. Esatto, salutiamo con il nostro slogan, che è Cin Cinema per tutti. Non c'è verso di poeta che non rappresenti la libertà. Chi è imbavagliato, imprigionato, affida alla poesia il suo grido disperato, che diventa un atto di lotta. E la poesia si trasforma in voce di libertà e diventa un testimone da passare ai più giovani, un testimone da lustrare come un pugnale e da usare contro ogni forma di malvagità umana. Stasera è stata una serata molto interessante. Tutti quanti si sono espressi diciamo con parole anche emozionanti per quanto riguarda appunto donna, vita e libertà. In particolare si è parlato non solo dei diritti delle donne, ma anche di tutte quelle cose che sono rimaste incompiute anche in Italia, come per esempio la faccenda di Regeni, che ancora è irrisolta, e quelle anche risolte come quelle di Zaki o di altre. E Francesco Peressa per esempio parlava anche di Cucchi, insomma sono tante le cose che si devono ancora fare, ma sono anche tante quelle che si sono fatte, quelle ci fanno anche ben sperare, perché vuol dire che forse c'è qualcosa che si muove, anche se io dico spesso che nonostante, come ho detto poc'anzi, che nonostante io pensi, riesca a pensarmi libera, ma in fondo intorno a me il mondo non cambia. Noi siamo veramente lusingati perché Francesco, il direttore artistico del Mediterraneo Festival Corto, per quanto riguarda i diritti umani e il cinema, in qualche modo sta facendo un grandissimo lavoro per quanto riguarda Amnesty International, ed è molto sensibile al tema. Quando siamo arrivati al Mediterraneo Festival Corto, il festival aveva già una sezione diritti umani, e grazie a una serata di beneficenza come questa, in un lontano dicembre di qualche anno fa, diciamo ormai, no? Si è attivato, insomma è nata questa forte cooperazione con il Cinecircolo Maurizio Grande, abbiamo cominciato insieme il percorso nel far diventare la sezione del Mediterraneo Festival Corto Diritti Umani Amnesty International. Anna Elena Viggiano, coordinamento donne di Amnesty International Italia, questa sera a partire dal Mediterraneo Festival Corto, che da due anni insomma ha avuto il privilegio, ha iniziato ad avere il privilegio di collaborare, no, con Amnesty International sulla parte della sezione dei diritti. E questa sera a partire dal Mediterraneo Festival Corto si è parlato di diritti umani a tutto tondo, dai diritti per le donne, i diritti insomma anche degli studenti, della libertà anche di studiare, di dire insomma quello che si vuole in questa serata a favore di Amnesty International Italia.
sempre un piacere, Francesca cara, ormai abbiamo tutti questi appuntamenti che si rinnovano con piacere. Ormai sono diventata una fedelissima del Mediterraneo Festival Corto, ci siamo conosciuti proprio in occasione di una serata come questa di beneficenza per Amnesty International Italia, e sono contenta che anche questa sera sia aperta una nuova porta sui diritti umani, sempre attraverso il Mediterraneo Festival Corto, che ha una grandissima sensibilità. E di questo Amnesty ne è stata molto riconoscente, proprio perché la sezione diritti umani Amnesty International sono soltanto due per quanto riguarda i festival, e uno è questo e uno è l'altro il Corto Dorico, quindi è una grande possibilità che diamo al cinema, ai diritti umani, e in qualche modo cercare di far percepire alcune tematiche che dovrebbero avere una maggiore sensibilità. Stasera abbiamo aperto le porte a Cetraro, ringraziamo il comune e i cittadini proprio per questa serata di beneficenza a favore di Amnesty International, e soprattutto per continuare a parlare di diritti umani. Come dicevamo, abbiamo toccato tante tematiche, dai diritti sulle donne, anche diciamo l'Iran, perché proprio il corto Split Ends rende benissimo quello che è il concetto di diritti in Iran, che sono in questo momento in grandissima difficoltà, come quelli afghani. È fondamentale per noi, infatti devo dire che Split Ends, per i contenuti che ha, sta vincendo ovunque, quindi oltre alla conferma del Mediterraneo Festival Corto ha vinto anche il Corto Dorico, quindi vuol dire che rende benissimo il concetto, però insomma lasciami chiudere con Donna Vita e Libertà. Poi hai toccato un altro argomento, la violenza sulle donne. Mi dispiace che ancora siamo nel 2023 e parliamo di questo argomento, e non dovremmo invece parlarne. Lodevole la sua iniziativa, dottoressa, perché è giusto che se ne parli ed è giusto che insieme si capisca cosa fare per evitare che si crede di essere forte e subiscono le donne, perché pensano che noi siamo le più deboli, ma noi non siamo deboli. Il problema, lo sapete qual è, dottoressa? Che ancora ci sono quelle donne che amano quegli uomini e che non hanno il coraggio di denunciare, perché hanno quella voglia di dire: cambierà, mi amerà, il cambiamento sì ci sarà, quando poi non c'è più nulla da fare. Ecco, oggi avrei voluto veramente, io spero di ripetere questa serata, perché sensibilizzare e far capire a tutti quanto sia fondamentale capire, perché forse in molti lo dimentichiamo, Francesco, che cosa sono i diritti umani. In molti lo dimentichiamo, che cosa sono i diritti umani. A proposito di donne, ricordiamo quello che sta facendo Amnesty International Italia, anche in Italia, perché i diritti sono privati anche in Italia. Beh sì, come dicevamo poc'anzi, noi stiamo lavorando come Coordinamento Donne e Amnesty International Italia, infatti proprio Tina Marinari di Amnesty Italia ci tiene particolarmente a questa campagna, l'ha fortemente voluta, come tutta la sezione, che il sesso senza consenso è stupro. Stiamo cercando in qualche modo di arrivare al nostro governo per il cambiamento della 609 bis sul penale che riguarda proprio lo stupro, e insomma gli atti che sono accaduti a Palermo ci fanno comprendere benissimo che, oltre al cambiamento della legge che noi vogliamo fare, forse dobbiamo cominciare a cambiare anche mentalmente e culturalmente rispetto ad alcuni preconcetti, perché ci rendiamo conto che non è soltanto una legge, ma concettualmente c'è ancora tanto lavoro da fare, bisogna fare molte serate come questa per cercare di sensibilizzare proprio sulla libertà, sul concetto di libertà, perché l'indossare una minigonna o avere alterato il proprio stato alcolemico non porta sicuramente a poter agire nei miei confronti in maniera libera e insomma come abbiamo visto nell'ultimo caso accaduto.
Quindi ricordiamo il sito www.amnestyitalia.it, se non erro basta andare lì e si trova insomma questa e molte altre tra l'altro petizioni. Intanto vi chiedo di firmare tutte le nostre campagne, perché è fondamentale avere, no, nell'esercito giallo di Amnesty International quanta più gente possibile, perché solo così possiamo arrivare all'obiettivo. Però per quanto riguarda il consenso, in particolare come coordinamento donne Amnesty International Italia, vi chiedo di firmare questo appello, ma anche di leggerne i contenuti, perché è fondamentale informarsi per poter poi decidere in maniera libera, visto che stiamo parlando di libertà, da quale parte stare. Nella nostra Costituzione non sono fra i diritti alla persona fondamentali, però l'articolo 21 è un diritto, quello della libertà di stampa, di parola, di pensiero, sono dei diritti fondamentali, e noi sul Tirreno Cosentino abbiamo avuto una persona, un professionista di grande spessore, che dei diritti ne ha sempre fatto un po' la sua bandiera, attraverso quelle che sono state le testate con cui ha lavorato e quella che lui ha fondato, che è lo Strillone. Io oggi voglio ricordare solo questa, e in questo modo voglio ricordare Antonello Troia, che è scomparso 2 giorni fa.